Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Pierluigi Bersani, fondatore di Articolo 1 e leader storico della sinistra italiana. Buonasera Lina Palmerini, notista politica del Sole 24 Ore. Buonasera Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova. E buonasera Carlo Lucarelli, scrittore. Buonasera. Allora, i contagi, avete sentito, tornano sopra quota 10.000, ma il governo per ora non intende cambiare le norme o varare restrizioni diverse. Fa bene o invece bisognerebbe cambiare qualche cosa? Intanto scoppia la bomba Rai, nel senso che Conte, a nome del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un durissimo attacco a Draghi sulle nomine, subito dopo la pubblicità. Bersani, allora in serata Conte a nome del Movimento 5 Stelle è stato durissimo sulle nuove nomine Rai e si è chiesto che ruolo ha avuto il governo in questa che si chiama lottizzazione. Allora siamo di fronte alla solita vecchia lottizzazione, che conseguenze avrà questo attacco sulla tenuta della maggioranza Draghi? Ma io ne so poco, certo che se applichi il Cencelli devi applicarlo. Non è che fai le cincelli dei poveri. E Conte dice che dice, io adesso il non Movimento 5 Stelle bene, è stato tenuto fuori. Se l'ha detto così seccamente avrà le sue. Dopodiché cosa succederà? Cosa vuol mai che succeda? Non succede niente, nel senso che a proposito di pluralismo, il mercato ha un suo singolare modo di garantire il pluralismo. Le testate del mercato vanno dove ci sono i clienti. Se i clienti lì di quel mondo non si sentiranno rappresentati dalla Rai, ci sarà qualcuno che... Ecco. Il problema vero è un altro, sarebbe meglio che si parlasse del tema industriale della Rai, di cosa vuol dire oggi servizio pubblico, perché servizio pubblico in tutti i campi significa intervenire dove fallisce il mercato. Se il mercato garantisce lui per sue dinamiche un certo pluralismo, devi chiederti cosa cavolo sia oggi servizio pubblico. Per me servizio pubblico in Italia può essere solo lo stimolo, la ricerca, la promozione della creatività e della libertà. Andarsi a vedere i talenti che il mercato non vede ancora, per questo io sono disposto a pagare il canone. Dopodiché, quando si vede che sono bravi, se le prende al mercato. Questo è un compito pubblico. E quando la Rai ha fatto bene il suo mestiere pubblico, ha tirato fuori Benigni, ha tirato fuori la creatività. E ha fatto delle ottime cose. Quello lì dovrebbe essere il mestiere per cui si paga il canone. Non chiamare pluralismo, scambiarsi 5 secondi di panino un po' per uno. Che non lasciamo stare al tempo d'oggi che c'è internet. Ma il panino sarebbe il famoso servizio di politica interna calibrato col bilancino dove c'è un po' di spazio per ogni partito presente a seconda della consistenza numerica. Io ero segretario del PD, mi rifiutai di nominare, di dare i due consiglieri di associazione. Chiamai nell'associazione e dice sceglieteli voi. Gerardo Colombo, Benedetta Tobagi. Ma vede uno schema simile oggi? No, io ero una testimonianza, lasciare un segno, dico ragazzi così non può andare avanti, parliamo dei temi industriali di questa azienda. Quindi Draghi qui ha fatto come tutti gli altri, Draghi e il suo governo. Adesso guarderò, perché io non è che seguo così, però a occhio mi sembra, sì, senza non riconoscere la professionalità dei nomi che ho sentito, intendiamo, sto mica parlando di questo. Non c'è niente di personale. Sto parlando di un'azienda che ha 12.000 dipendenti per Bacco e alla quale devi dare anche una prospettiva nel futuro, perché così credo che ci saranno dei problemi, No, adesso quando il canone ti tocca tirarlo via dalla bolletta elettrica vorrei capire cosa pensano di fare. Cioè, ragazzi, parliamo di cose un po', no? Detto questo, se Conte si è offeso, conoscendolo un po',
evidentemente l'hanno trattato da... Conte si è molto trattato malamente, ecco, si è molto offeso Lina Palmerini, no? Perché dice, ha detto proprio Fuortes, che è il direttore generale della RAI, ha scelto di esautorare il partito di maggioranza relativa, cioè i 5 Stelle. Quindi che cosa si sta giocando adesso su questo scontro? Che conseguenze avrà, se ne avrà? No, però c'è una premessa da fare, che diciamo il tema RAI è come un grande classico, cioè sono 20 anni, 30 anni che ne parliamo, ogni tornata di nomine c'è sempre il tema del Cencelli che è stato incluso e che è stato escluso. In questi anni però non c'è stata mai una riforma della RAI, né dal punto di vista, diciamo, delle regole e del metodo di selezione nelle nomine. C'è qualche riforma, c'è stata per farla peggiorare, diciamo, anche. Quindi, allora diciamo, ecco, non è stata una riforma che ha guardato al servizio pubblico, al merito, al metodo di selezione. Quindi io mi chiedo anche, sono stati al governo un po' tutti, inclusi i 5 Stelle, ma perché non si è affrontato, non si è aggredito questo tema? Perché ci dobbiamo portare dietro per anni sempre le stesse cose? La RAI, il conflitto di interessi, cioè sono sempre gli stessi temi che ciclicamente, che a seconda delle fasi conviene tenerla così oppure no. Tra l'altro il vero tema mi sembra quello che avete appena detto, cioè il tema del finanziamento della RAI, perché se il canone non sarà più obbligatorio in bolletta, lì si aprirà una grandissima discussione e temo che comunque agli italiani non gliene importi, ecco, niente di queste risse, diciamo, sul Cencelli. Ecco, molto poco, temo. Professor Crisanti, lei oltretutto sta a Londra, quindi a lei non gliene può importare di meno, immagino. Non importa niente. lo vedo un po' lontano da me con questo problema, anche perché, guardi, la televisione la vedo proprio poco. Lo dico sinceramente. Senta, professor Crisanti, veniamo allora al virus che, diciamo, sta facendo preoccupare tutti, perché oggi i nuovi contagi in Italia sono andati oltre i 10.000. Il governo per il momento non deciderà nuove restrizioni. Sbaglia? Dovrebbe cambiare invece qualche cosa? Ma guardi, io penso l'unica cosa da fare a questo punto è accelerare con le terze dosi, io lo dico sinceramente, perché questa è l'unica cosa che fa la differenza. Invece vedo che un pochetto si perde di vista questo problema, perché si parla di questi Novax, ma guardi, ormai sono ridotti a percentuali minime. Io penso che la vera battaglia è sulla terza dose, perché lì ci sono... Ma però mi scusi, professor Crisanti, la interrompo solo un secondo, perché comunque i non vaccinati sono più di 7 milioni in Italia, no? Sì, però, sì, questo, guardi, questo è vero, però lei pensi, adesso abbiamo vaccinato circa l'86% della popolazione vaccinabile, va bene? Circa. Magari con altre misure potremmo arrivare al 90%. E il 10% è una misura tutto sommato fisiologica, perché ci sono persone che ideologicamente non si vaccineranno mai e ci sono delle persone che hanno delle fobie. E a questo punto non è che oltre un certo limite non è che si può andare. Viceversa, abbiamo 44 milioni di persone che si sono vaccinate due volte e che sono probabilmente disponibili a vaccinarsi la terza volta. Queste sono in grado di fare la differenza. Guadagnare il 3% sui vaccinati, secondo me, è una battaglia difficile da vincere e sulla quale si guadagna poco. Guardi, veramente io penso che bisogna combattere le battaglie che vale la pena vincere bene. Quindi, insomma, Carlo Lucarelli, lei pensa anche lei che intanto chi è Novax non si convincerà mai che sarebbe anche un dovere civico quello di vaccinarsi, oltre che, diciamo, un gesto fatto per autoprotezione e protezione degli altri. Cosa pensa lei? È preoccupato per questo aumento dei contagi? Sì, sono preoccupato. Io sono ottimista per natura, ma sono anche uno che ha paura per mestiere, insomma, il mio mestiere. Quindi sì, sono preoccupato. Penso che ne usciremo, ma sono preoccupato. Anch'io penso che bisogna lavorare molto su quello su cui si può lavorare. È vero che esistono Novax che per ideologia o per fobia non si vaccineranno mai, e io quelli, va bene, mi lascerei lì e benissimo. Lavoriamo su quelli che invece
che invece si possono convincere, con i quali si può lavorare. È come una volta. Lei come li convincerebbe? Mi scusi, lei che appunto ha a che fare con la paura per mestiere, come li convincerebbe? Beh, li convincerei intanto con un esempio concreto. Come dicevo prima, è come quando si diceva che i ragazzi non leggono, no? E poi si contavano tutti i ragazzi che non leggevano. E non si pensava a lavorare su tutti quelli che leggono e che invece poi magari possono insegnare a leggere agli altri. Poi è chiaro che ci vorrebbe una comunicazione molto chiara, no? Molto netta, molto scientifica. Vedere spessissimo magari quei novax che non si vaccineranno mai, che già conosciamo le loro posizioni, che hanno delle fobie, se volete, delle patologie, quello che vi pare. E parlare sempre di loro e con loro, poi a tutte le altre persone fa non capire bene che cosa significhi la terza dose, la sicurezza della terza dose, perché dobbiamo farci la terza dose. Io lavorerei su quello, racconterei quello. Io sono perfettamente d'accordo con lei, guardi. Ma quindi, professor Crisanti, diciamo il cosiddetto lockdown per i non vaccinati non avrebbe senso. Giorgia Meloni stasera ha detto che lei è contraria anche perché non risolverebbe il problema. Ma guardi, senta, io mi sorprendo a essere per una volta su una posizione simile a quella di Giorgia Meloni, perché tutto sommato, guardi, le faccio un esempio, è molto più sicuro obbligare le persone che non sono vaccinate a usare quando vanno fuori la mascherina FFP2 che a tenerli in casa, mi creda, perché la mascherina FFP2 protegge al 98%, noi abbiamo tutti i nostri operatori sanitari che la utilizzano quando trattano i malati e non si ammala nessuno. Guardi, ci sono delle misure che funzionano bene, che non c'è bisogno di toccare l'ambito della libertà delle persone, sarebbe una misura molto più accettabile, sarebbe molto meno divisiva e probabilmente convincerebbe anche qualche non-vax a pensare che non c'è nessun complotto contro di loro. Ecco, È d'accordo, onorevole Bersani? Lei anche è contrario al lockdown? Di massima sono d'accordo, però non vedo così distinte le cose. Stanno partendo le terze dosi, ho visto, me la son fatta, vedendo la mia realtà, che la gente che ne ha fatte due sa di doverne fare tre, bisogna organizzare al meglio. Lei l'ha già fatta la terza dose? Assolutamente. E penso quindi che scatterà il meccanismo, no? E che naturalmente anche nella gente che è lì a farsi la terza dose parla dei novax, non gli piace vederli in giro. E se i novax non fossero anche no mask, sarebbe possibile metterli, come dice il professor, la mascherina. Non si vaccinano, ma invece non usano le mascherine. Questa serie, io ho aiutato un incontro qualcuno, cioè non c'è verso. C'è gente che pensa di aver, che Biden, Xi Jinping, il Papa, i Nobel, i governi del mondo sono tutti dei deficienti e loro sanno loro com'è la storia, no? Benissimo. Allora dico, per queste ferme convinzioni che hai, sarai disposto a pagare un prezzo, no? Bon, ti chiudi su o ti chiudo su io? Cioè, cerchiamo di capire, o ti metti la mascherina, cioè che cosa vuoi fare? Perché ci sono anche gli altri nel mondo, che sono la stragrande maggioranza. Di non vedere girare dei virus. Quindi il governo in questo cosa modo dovrebbe fare, secondo io, lei? Io sono di questa idea che noi abbiamo mediamente, diciamo, con tutti i limiti, al comando della gente che sa quello che fa. Perché i fatti ci dicono questo. Noi adesso si vede che abbiamo una ripresa, abbiamo avuto una lunga fase nella quale i nostri piani A erano i piani B degli altri, che poi hanno dovuto applicare il nostro piano A. Adesso qualcuno ci oltrepassa, i risultati ci dicono che non siamo quelli messi peggio, tutt'altro. Quindi io dico, il governo, con l'assistenza dei tecnici delle cose, prende le decisioni, se sono a stringere io sono d'accordo. Vedano loro, se sono a stringere io sono d'accordo e credo che sia d'accordo la maggioranza della popolazione. Sì, anche perché gli esperti che affiancano il governo oggi dicono che, per esempio, già dicono speriamo che il Natale sia quasi normale. Sì, quindi insomma, Lina Palmerini, il governo non può, non vuole intervenire, sta prendendo tempo, cosa sta succedendo? Io penso che interverrà, forse anche a breve,
perché già si parla di zone gialle, addirittura arancioni in alcune parti d'Italia. Tra l'altro sappiamo che il virus non ha confini e l'Italia è un po' circondata, perché certo. Leggevo la Slovenia è una crisi sanitaria, la Germania, oggi la Merkel ha usato parole abbastanza insomma drammatiche. La Repubblica Ceca da lunedì sì. Fuori non vaccinati da tutti i locali, insomma, tutti stanno prendendo misure molto molto severe. Credo che ci sarà un'accelerazione, ora non so se la strada sarà solo quella di andare avanti con le terze dosi, quindi rimettere in moto la macchina vaccinale, oppure se ci saranno anche restrizioni di un certo tipo. Io vedo però che ci sono tanti buchi nella rete, nel senso che poi questi controlli anche sul Green Pass o anche sulle mascherine non è che siano così, diciamo, efficienti e efficaci. Che è il problema di sempre, no? Quello dei controlli. Professor Crisanti, lo so, in Belgio oggi per esempio sono tornate lo smart working 4 giorni la settimana, quindi insomma tutte cose che così si pensava fossero, facessero ormai parte di un passato recente. Ma le aggiungo anche una domanda, la terza dose, noi sappiamo che oggi si può somministrare se sono passati almeno 6 mesi dalla seconda. Bisognerebbe anticipare, come hanno fatto e stanno facendo alcuni paesi? Ma guardi, il razionale di anticipare la terza dose al quinto mese è quello di anticipare la caduta della protezione. C'ha il suo razionale, ma chiaramente più anticipi e più metti sotto stress il sistema sanitario, perché devi vaccinare più persone il prima possibile. Guardi, e comunque il fatto che questi vaccini avevano una durata di 6 mesi si sa da giugno-luglio, perché non scordiamoci che a giugno Israele c'era 10.000 casi per milione di abitanti, che di fatto equivalgono a 60-65.000 casi per noi. Ora guardi, io penso che la cosa a cui dobbiamo guardare è l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è una situazione molto semplice. Guardi, io sto qui e lo posso dire, si è vaccinato il 75% della popolazione e non c'è nessuna restrizione di nessun tipo. Quindi praticamente si è creato un equilibrio tra la capacità del virus di trasmettersi e il vaccino di bloccarlo. E questo equilibrio è fissato a circa 40.000 casi al giorno e 160 decessi al giorno. Ma noi possiamo accettare, mi scusi professor Crisanti, possiamo accettare tutti questi nuovi contagi con 160 morti al giorno? Sì, ecco, mi faccia finire, perché questa è una situazione estrema. Ora, in Italia esistono delle misure di contenimento aggiuntive, che sono la mascherina nei luoghi chiusi, l'uso del Green Pass per quello che può fare, il tampone ai non vaccinati che va molto bene per accedere ai luoghi di lavoro e alle attività ricreative. Tutto questo ha un impatto sulla trasmissione, quindi io penso che in Italia raggiungeremo un equilibrio a un livello più basso. Che vuol dire? Vuol dire che noi ci affideremo al vaccino, ci affideremo a misure, mi auguro, non restrittive, un uso più rigoroso delle mascherine e un po' di distanziamento. In questo modo noi dovremmo, a mio avviso, raggiungere un equilibrio più basso, intorno probabilmente ai 20-21 casi. Speriamo, anche perché sarebbe già un grosso successo, Questo sarebbe già, certo, sarebbe già un grosso successo, anche perché poi non solo stiamo andando incontro all'inverno, quello duro, freddo, dove, come sapete, il rischio di contagio è ancora più alto perché siamo tutti chiusi dentro, eccetera, eccetera, ma poi stiamo andando anche verso settimane e mesi molto caldi, invece, sul fronte della politica, onorevole Bersani. Io la devo interpellare stasera come esperto di Quirinale, malgrado lei, nel senso che ci ricordiamo la carica dei 101 che affossò 7 anni fa, lei è Prodi. Ecco, mi dica una cosa, due cose che voglio chiedere. Uno, ma Berlusconi è davvero papabile e candidabile, secondo lei, per il Quirinale? E due, Draghi lo è? Sono tutti e due, quanti ce n'è di papabili e candidabili? Tanto bisogna vedere se sono candidati.
Io la dico così. No, beh, Berlusconi diciamo sarebbe disponibile, l'ha detto, non vuole fare il candidato di bandiera, quindi vuole essere eletto e ricordiamo che comunque... Ma sta ancora facendo i suoi conti, non lo vedo sa come uno che si conti, mette all'avventura. Sì, lo so, poi appunto, li sta facendo anche uno per uno proprio. No, io penso questo, guarda, io temo che se stiamo come partita sta discussione, sta cosa, su questi nomi così e altri stati fatti, noi andiamo dritti contro un muro, cioè qua c'è una premessa da fare. Cioè, la cosa più ragionevole, più probabile, si verificherà essere quella che sembra la più utopica, e cioè leggere la nostra Costituzione come la leggerebbe un bambino, e che dice: un presidente dura 7 anni e un governo se ne va quando perde la fiducia al Parlamento. Quindi i partiti si devono parlare, questo è un punto, si devono parlare. Perché devono trovare, aprendo lo sguardo, tenendo uno sguardo un po' largo, una figura che sia autorevole e sia di garanzia per tutti. Questo ci dice la Costituzione. E se noi prendiamo... Ma la vede lei una figura così all'orizzonte? Ma vuole che in Italia non ci sia una figura in grado di interpretare una cosa così? Ma vogliamo scherzare? Il problema è se si vuole cercarla e se si mette in premessa di doverla cercare assieme. Se non c'è questo, e la Costituzione prevedeva anche che non ci fosse questo, la quarta votazione, certo. Perché? Per amor di Dio, sì. Io la vedo molto, molto complicata, molto complicata. Perché... Perché in un Parlamento una fase così... Dove... Per Draghi si è complicato questo percorso? Ma sì, io penso che tutti questi di cui si parla, eccetera, facciano una riflessione su che Parlamento hanno di fronte, su che prospettive... Cioè, attenzione bene, perché io credo che senza la premessa che dicevo, senza la condizione di premessa che stavo dicendo... sia molto, molto difficile, problematico arrivare al risultato in una situazione politica, in una situazione parlamentare di questo genere e in tutto quello che è cambiato. Noi abbiamo avuto per 50 anni, abbiamo avuto presidenti che erano di parte, ma di cui si pensava potessero essere sopra le parti. Anzi, conoscendo bene l'altra parte, siccome sei di parte, avere l'expertise per essere sopra le parti. Questo meccanismo, per ragioni che adesso sono molto vaste... Sarebbe troppo complicato, lungo spiegare. Lungo, eccetera, sono cambiati i tempi, eccetera, non c'è più. Allora, non c'è più questo riconoscimento che ci sia un tema istituzionale distinto dal tema politico di bottega. Vogliamo prendere atto di questo? Allora, se non vogliamo mettere questo paese nei guai, bisogna prendere atto di questo e parlarsi. Ecco. Destra, sinistra, si parlassero e ragionassero di questo, di che sto dicendo. Sì. C'è qualche possibilità? Ragazzi, ma c'è questa possibilità, ecco. Perché chiedo all'analista di politica interna qui, quello che sta chiedendo Bersani, che sarebbe la cosa anche più ovvia e più normale in un paese civile. Si sta verificando? Si può verificare? Non si sta verificando. Io ho colto una cosa dall'onorevole Bersani, che... È meglio che Draghi resti a Palazzo Chigi. Quando lei dice guardiamo la Costituzione, il governo dura in carica fino a quando c'è la fiducia, mi pare di capire anche ma per voglio il problema... mandarlo via per andare a votare. Se vuoi andare a votare gli togli la fiducia in Parlamento. Ma esatto. Si può ragionare in questo modo? Ma stiamo prendendo la Costituzione e la stiamo strappando, ragazzi. Vuoi andare a votare? Vai in Parlamento e dici caro Draghi non c'è più la fiducia, provate a trovare un'altra soluzione. Non ragioni di mandare una cosa per sfidarti, esatto. Perché questo stiamo parlando di questo, non è che stiamo parlando d'altro.
cioè di casare Draghi al Quirinale perché per così voi per andare al voto, perché a quel punto non essendo presente del Consiglio quindi credo che come dicevi tu prima si sia un po' complicata la strada per il Quirinale, anche per le cose che dicevamo, cioè per un'emergenza Covid che tutto sommato non è sparita, per un problema economico che è sul tavolo, perché il piano europeo non è fatto, siamo agli inizi, quindi è per tutta una serie di riforme che ancora si devono fare, insomma anche le pensioni, se ne parla con il DEF, quindi l'anno prossimo, la prossima primavera. Dopodiché sono d'accordo anche che si devono parlare, anche perché facciamo finta che esista il bipolarismo, gli schieramenti opposti soltanto quando si va alle amministrative in piazza a fare le manifestazioni. Dopodiché destra e sinistra governano insieme dal 2011, sono 10 anni. Cioè noi facciamo finta di essere in un sistema bipolare, ma noi siamo in un proporzionale da 10 anni. Quindi anche questo. Carlo Lucarelli, la interpello come esperto di gialli. Come finirà questo giallo del Quirinale? Ricordo che è in libreria da ieri il suo nuovo romanzo pubblicato con Einaudi, che si intitola Leon. Ecco, come finirà il Quirinalon? Ogni tanto ai giallisti viene chiesto questo, è un giallo, quindi come andrà a finire? La risposta nostra è perché noi sappiamo come vanno a finire i nostri libri, poi la realtà è molto più complicata. E questa è una cosa complicata. E ripeto, io sono ottimista e sono sicuro che tutto andrà sempre bene, però ho paura, e questa cosa del Quirinale mi fa paura. Mi fa paura per quel tipo di pensiero che è stato detto prima, no? È come appunto litigare, non mettersi d'accordo, non parlarsi, fare dei giochi, come se ci fosse un domani. Invece a me sembra che a livello internazionale abbiamo capito che un domani non c'è se non ci mettiamo a fare le cose seriamente. Vale per l'economia, l'ecologia, no? Tutte le cose. Vale anche per la nostra politica. Io so che cosa voglio, dove andrebbe a finire il mio giallo. Io voglio un presidente che sia autorevole, competente e di garanzia. Come lo raggiungiamo non mi interessa, a me interessa quello. Ma hai in mente un nome anche o no? No, non sono così bravo. Vabbè, io comunque insomma il profilo ce l'ha ben chiaro, che è quello che descriveva Bersani poco fa, no? Senta, onorevole Bersani, Renzi, le devo fare una domanda su Renzi, perché no, lei okay, si mette a ridere, no, ma nel senso che mi dice se c'è ancora posto nel centro-sinistra per Renzi, secondo lei, e che idea si è fatto con le ultime notizie sui dossieraggi che venivano, lei poi ha anche testimoniato nell'indagine. Sì, qualcuno ha scritto, mi pare Giuliano Ferrari, che mi ha stupito, dice che sono corso, no, mi hanno chiamato, io sono andato a dire. I magistrati inquirenti l'hanno chiamata, quelli che indagano sulla Fondazione Open. Ecco, ma c'è qualcosa in più che abbiamo appreso adesso con le notizie? Ma particolari sì, ma nella sostanza, almeno per me, non c'era niente di granché nuovo. Io sarei per cominciare, non lo so se posso dire una cosa così, ma insomma il paese se l'è messa alle spalle la stagione renziana, che nei 5-6 anni ha dato un altro colpo, questo è il fatto, per la gente la credibilità della politica, perché quando passi dal 40 all'uno e passi da fare Presidente del Consiglio a fare un po' di agitpro per l'Arabia Saudita eccetera, queste cose qui, è una disillusione della politica, è un colpo alla credibilità della politica, all'idea che la politica abbia qualcosa a che fare con la coerenza, con la serietà, con la linearità, con la moralità. Allora noi, invece di preoccuparci di Renzi, del renzismo eccetera, vediamo di andare a capire perché in sto paese non abbiamo gli anticorpi per queste avventure qui. Ma perché chi vedeva, la magistratura farà quel che, non mi interessa quello, ma chi vedeva come si stavano svolgendo le cose, da vicino le vedeva, e via, apri bocca, no? Perché? Ma perché? Sto parlando di classi dirigenti. Con altri se n'è andato, no? Ma insomma, ragazzi. Senta, Bersani, lei. Vuole che dica, prima ancora che adesso la magistratura vuol dirimere se open e cose. Ma quando un segretario di un partito, davanti agli occhi di tutti, si fa la sua cassa personale, non quella del partito, ma c'è mai vista una cosa così? Ma può funzionare in una democrazia?
Non voglio cose giuridiche, sto dicendo politica. Possibile che nessuno abbia aperto bocca? Ma in che paese siamo? Questo è il nostro problema, che è ricorrente. Oggi è Renzi, domani è un altro, domani è un altro. Ragazzi, qui è vero che non siamo un paese puritano, però ragazzi, cerchiamo di essere cattolici il giusto. Perché perdonare proprio tutto non è possibile, insomma. Senta Bersani, lei non si ricandiderà nel momento in cui invece articolo 1 rientrerà nel centro-sinistra, nel PD, no? Ma no, rientrerà adesso, noi sono le agorà, andiamo a discutere portando le nostre idee che sono abbastanza precise. Ma però insomma è altamente probabile, no? Se si fa la sinistra ci siamo, non è detto, adesso vediamo. Dopodiché io continuerò a far politica, ma insomma il Parlamento ha un singolare difettuccio, che c'è molto tempo che stai lì e non vedi più la gente. Io non riesco a, dopo un certo punto, ho bisogno di guardare la testa degli occhi incontrare la gente normale. Quindi non si vuole, non si ricandiderà? No, io non mi ricandido, no, basta. Ma dico, ragazzi, ho 70 anni. Un ragazzo. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché intanto oggi sono scesi in piazza medici e infermieri. Sentite Paolo Pagliaro. Negli ospedali italiani mancano 25.000 medici e 60.000 infermieri ed è difficile far fronte in queste condizioni a una possibile nuova ondata di ricoveri. L'assessore alla salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha proposto oggi di ricorrere a professionisti stranieri reclutando personale sanitario anche tra gli immigrati. Si tratta di una possibilità offerta dal decreto Cura Italia, che da marzo 2020 consente di assumere per l'esercizio di professioni sanitarie anche i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, purché titolari di un permesso di soggiorno. Ma questa norma viene di fatto vanificata dall'ostinazione con cui molte aziende sanitarie continuano a bandire concorsi che, quanto ai medici, prevedono il requisito della cittadinanza italiana o di paesi dell'Unione Europea. L'AMSI, che è l'Associazione dei Medici Stranieri, fa notare che l'Italia è tra i pochi paesi al mondo a mantenere queste barriere. Nessuno naturalmente sa con precisione quanti siano i medici tra i migranti. Conosciamo però i dati dell'OCSE, secondo cui oltre un quarto delle persone che bussano alle porte dell'Europa ha un diploma di laurea. E conosciamo le storie di alcuni di loro. Oggi il Corriere della Sera ci racconta quella di Hilda Naaman, dottoressa siriana di 25 anni, intrappolata tra il filo spinato polacco e i bastoni elettrici dei soldati bielorussi. Dice il padre che Hilda ha prima perso le unghie per il gelo e la fame, poi ha smesso di camminare e ora non risponde più al cellulare. Siamo in chiusura, grazie onorevole Bersani, grazie Lina Palmerini, grazie professor Crisanti, grazie Carlo Lucarelli, ricordo il suo nuovo romanzo pubblicato da Einaudi che si chiama Leon, e grazie spettatrici e spettatori, Linea Giletti, alla sua Non è l'Arena, e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30, arrivederci.